That's for all the people, yeah, that never just believe, cause I had a vision, yeah, and not about the sea, yeah. That's for all the people that never just believe, cause I just had a vision, well, not about the sea. Amiche e amici di Sport Plus, siamo qui al termine della partita tra la Kronos Moncaglieri e la Dinamo Sassari. Moncaglieri ha vinto di 2 punti e siamo con una delle protagoniste di questa partita, Veronica Dell'Olio, con le sue piccole fans. Come sempre hai dato in campo tutto quello che si poteva e Sassari ha fatto quello che ha potuto. Non dimentichiamo, c'è stato un infortunio, mancanza di una straniera. Sì, sicuramente è stata una partita molto difficile, sapevamo che lo sarebbe stata, era fondamentale per noi comunque portarla a casa e siamo partite bene il primo quarto, ci siamo un po' forse rilassate, forse anche la stanchezza ha giocato un ruolo negativo nel secondo quarto e poi alla fine è questione di piccoli dettagli che fanno la differenza, quindi chiaramente il rammarico perché 2 punti sono 2 punti, perciò andiamo avanti a lavorare perché ce n'è, insomma. So I'm rhyming, I'm going so hard. Give my word, I'm giving these balls. Give my energy, I give it all. So Mike Sao, the last point, the most important in this match. Yeah, like all the game was important. We stayed together, we didn't start like good. Gli ultimi punti, abbiamo combattuto, abbiamo lottato, è stata una partita dura, però è andata bene. But all the team was really good on the court. Now we have 8 points and it's important in the for the this championship. This was a good win. We needed this win because we adesso avete 8 punti. Sì, abbiamo giocato male nelle ultime partite, ma adesso continueremo sempre più insieme questo campionato. Because we are strong and we know that we can do it, so we need to stay together all the time. Thank you, good luck. Thank you. Ilenia, che emozione c'è a vincere una partita in questo modo? Sono molto contenta perché è la prima partita che vinco dal mio rientro in campo. Ho giocato solo nel primo tempo io, cioè a livello di punti. Però vabbè, io sono molto contenta perché siamo una squadra che non ha un unico punto di riferimento, ma tutte siamo importanti, quindi bellissimo. Maglia Rusiskova, abituata a partite così importanti, oggi è stata veramente una vittoria fatta col cuore, quella di Moncaglieri. Sì, sicuramente sì, noi avevamo bisogno, abbiamo giocato a casa e penso che ragazzi e tutta squadra abbiamo messo quello che avevamo per portarla a casa. Abbiamo combattuto fino all'ultimo, proprio all'ultimo secondo, perciò sono contenta che siamo riuscite. Adesso ci sono 8 punti in classifica, ma bisogna continuare a lottare così fino alla fine. Sicuramente sì, noi avevamo bisogno di questo rompighiaccio, vincere la partita, penso che ora comunque ci arriva fiducia e spero che continuiamo così. Giovanna Pertile, un ritorno a Torino, sfortunato perché Sassari, ricordiamo, oggi era incompleto, ma avete comunque giocato una gran partita. Sì, sì, l'abbiamo giocata fino alla fine, ovvio. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ora dobbiamo pensare già alla prossima senza star qua, insomma, a recriminare niente, dobbiamo guardare avanti. È un campionato comunque tolto le 3 squadre lì davanti, molto molto combattuto. Vabbè, assolutamente sì, per questo dico non dobbiamo stare tanto qua a pensare alla partita, bisogna subito guardare avanti e preparare la prossima. Per Giacomelli una vittoria così è un sogno. Sì, era un po' che lottavamo, cercavamo di lottare in ogni partita per raggiungere questo risultato. Abbiamo avuto queste 2 settimane di stop dove abbiamo cercato di lavorare, contro Costa non è andata, siamo partite molli.
oggi abbiamo deciso di dare il tutto per tutto e provare davvero a portarcela a casa, e ce l'abbiamo fatta, e questo è il risultato. Adesso la classifica non è tranquilla ancora, perché la lotta laggiù è molto dura, ma sicuramente fa morale. Sicuramente sì, anche perché la prossima sarà contro Geas, comunque una squadra molto forte, e per quanto mi riguarda penso che ogni partita sarà da giocarcela. Non possiamo permetterci di dare alcune partite per scontate o di dare alcune partite già per perse. Secondo me possiamo davvero giocarcela con tutto, almeno provarci, e sicuramente questo è l'atteggiamento giusto. Tanta gioia in Mille Teacher, sei stata sicuramente una delle artefici di questa vittoria, 19 punti, anche una bomba, assist, hai fatto di tutto stasera. Mamma, non so come le statistiche ci sono, però mi piace che abbiamo vinto, ecco, questo è il mio piacere. Ci sono quelle partite dove non c'è che un risultato, e oggi Moncalieri ha messo il cuore e tutto quello che aveva in campo. Sì, ovviamente a loro mancava una giocatrice che a noi dall'andata ha dato un po' i problemi, quindi anche questo ci ha aiutato, ma ovviamente noi dovevamo mettere il cuore, sì, qua in campo, e questo abbiamo fatto, e il risultato è qua, 2 punti per noi. Pillo Terzolo, una vittoria che vale doppio in casa contro Sassari, negli ultimi secondi, ma soprattutto rimontando con tanto cuore in campo e con tutte che hanno dato veramente tutto quello che avevano. Sì, è stato bello, perché come hai detto tu c'è stato il contributo di tutte. La partita è stata una delle partite che dovremmo fare noi ogni volta, fatta di energia, fatta di voglia di essere su ogni pallone e di lottare per ottenerlo, e ce l'abbiamo fatta, ed è giusto forse così. 2 punti, però non so, ce lo meritavamo un po', perché stiamo lottando da tutta la stagione, abbiamo avuto un periodo difficilissimo in cui abbiamo avuto solo partite contro le prime in classifica, e è giusto adesso essere contenti, perché Sassari è leggermente di un livello più basso, ma è una squadra difficilissima da incontrare, l'abbiamo battuta. 70 punti quest'anno forse non li avevate mai fatti. In realtà li abbiamo fatti a Sassari, e quindi forse è un po' questo tipo di partita che fa giocare più palloni e quindi anche attaccare con più profitto. Adesso ci saranno partite più abbordabili, come dicevi. In casa quali saranno quelle non semplici, perché non c'è niente di semplice in questo campionato? Sicuramente il primo obiettivo deve essere, alla fine della stagione regolare, avere una squadra sotto di noi, e quindi direi che la partita contro Empoli da noi è decisiva, è fondamentale.